Dice, ma che per caso c'hai l'ansia? Che novità, è lo stato d'animo standard del tifoso della Roma. Sarebbe strano il contrario, ragazzi. A ridosso della partita, però, ma non solo, ormai è diventata una. Ok, una costante. Detto questo, c'è una partita importante. Dobbiamo provare a vincere per tenere il passo delle dirette concorrenti. Dice, quali sono le dirette concorrenti? Bella domanda, non l'ho capito ancora neanche io. Famo così, super sì. Sento puzza di cetriolo oggi, ragazzi. Non so perché, ma sento che. Speriamo di sbagliarmi. Live via, sì, live via. Diamo immediatamente via la Supersiga, quella più bella, ammaliante, sensuale, romanista, youtubistica, gente smadonnante, Luca Cosa, Dybala, Ancestae, Awarosa, Leno, Belottosa, e nonne, e zie, e cugine, non ci sono cose più divine. Di YouTube Italia, vi devo fare il mio pronostico, marcatore e risultato esatto. C'ho paura a dirvelo. Vabbè. Vai. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bidè. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bidè. Vi lancio questa sfida. Ho 5.000 mi piace su questo video, o almeno 250 nuovi iscritti a partire da questo momento e sempre entro la mezzanotte. E la prossima live reaction ve la porto insieme al buon Fabio. Approfittatene, c'è il 40 e passa per cento di voi che guarda sempre i contenuti di questo canale ma ancora non si è iscritto. Proviamo a raggiungere questo obiettivo. Poi se attivate la campanella non vi perdete più niente. Due canali di calcio, attenzione perché tante live reaction della Roma escono anche sull'altro canale di calcio e un canale extra calcio, non vi faccio manca niente, tutto in descrizione, come sempre i canali compariranno qui durante il video. Ragazzi, io credo che finirà 1-1. Per noi segnerà il solito Romelu Lukaku e per loro probabilmente ce la butterà in rete Colpani. Questa è l'impressione che ho. Io spero di vincere, ragazzi miei, ma onestamente parlando, non lo so manco io oggi come inquadrare la Roma, tra un'assenza, una cosa e un'altra. Non aggiungo altro, vai, che sta per cominciare. Sono partiti, dai che si comincia. Già abbiamo perso un pallone. Io non ho parole, ragazzi. Oh! Sti palloni non li puoi perdere! È passato 1 minuto e 38. Già abbiamo, non lo so, io ho rischiato 3 o 4 situazioni. Meno male che ha tirato diretto col pari da calcio e punizione da posizione impossibile. Ma perché scatta così? Ma io non c'ho parole, ragazzi. Cioè, mo pure i frame fanno. C'è fallo per noi. No, è fallo per loro. Ma è fallo per noi, io. Vai, lui Patrizio l'ha parata, meno male. Mamma mia. Pallone messo in mezzo, ragazzi. Ma ho sbagliato qua. Ho sbagliato qua, Bove. Era una buona occasione per ripartire, ragazzi. Esatto. Dobbiamo gestire meglio perché se no non. Te fai solo schiacciare e basta. Non usciamo più, ragazzi. Sono 6-7 minuti che il Monza fa solo ed esclusivamente possesso, punto e basta. È buona, non è fuori gioco perché ovviamente è un rimpallo loro. Palla in mezzo, una caccoletta. Ha fischiato fuori gioco. Ma non era fuori gioco, ma era una giocata loro. Ma che sta da dire? Ma tu bevi. Questo è fallo. Da qua ci voleva Dybala. Non c'hai manco Pellegrini, non c'hai nessuno. Con chi la tiri sta punizione? Non ci credo manco, se lo vedo. Che segna su punizione. Che razza di caccatina. De cacatina. Bella chiusura, bravo. Sei solo. Buonanotte. E sogni d'oro. La perde! Ma poi tirata là pure tu! Guarda che roba! I frame te fanno, non ci si capisce niente! Dice non si blocca più, è peggio! Meno male che ha sbagliato il passaggio, ragazzi. Comunque guarda, quando ci trovano scoperti, entrano che è una meraviglia, eh. Oh, Cristante qua ha perso la palla grave! No! 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 Fuori gioco. Sì! No! No, non ce la fa. Mamma! Mo ce lo fanno ripartenza, rimortacci loro! Mamma mia, ragazzi, che cosa ha parato su Aouar! Ah, non era male l'idea, gli è sfuggita! Rosso! Rosso d'Ambrosio! Rosso d'Ambrosio! Buono! Voglio leva! Non è male!
cross perfetto, guarda che ha preso. Finito il primo tempo. Mi sto pisciando in mano. Ondica fa pure i cross, mo. È entrato. Dai, Romelo! Dai, Romelo! Erano due, uno l'ha saltato, l'altro no. Mamma mia, ragazzi! L'ho vista dentro! Ha fatto un tiro col pani clamoroso. Non ci posso credere, uscita da un centimetro, ragazzi. Stavamo più all'1-0 in superiorità numerica. Non gli puoi concedere queste occasioni. Stai uno di più, stai. Sì, ma non. Ma guarda se si fermano! È regolare! Non ci posso credere! È fuori gioco. Dai! No, non va. Troppo lunga. Niente ragazzi, niente. Ah! Asmun ha tirato. Si è preso una rimessa laterale. Dai, ci devi credere. Niente, Lukaku è ingabbiatissimo, ragazzi. È ingabbiatissimo. No! Oh, c'è spazio! No! Mamma mia, lui Patricio ha fatto un mezzo miracolo. Tira, tira, dai, diretta da fuori, deviato, calcio d'angolo. Non la sblocchi, non la sblocchi. Ma quando è che insegniamo de capoccia da calcio d'angolo? Mamma mia. Dai, Romelu! No! Palo! Mamma mia, ragazzi. È incredibile, è incredibile. È tutto aperto, sta da solo! Mortacci vostri! Non si guardano! Ha parato lui Patricio. Cioè stanno a creare più mo che sono in inferiorità numerica che all'inizio della partita. Hanno tirato molto di più. Siamo a dormire, ragazzi, siamo cotti. Dai Romelu! Niente, Romelu non c'ha un attimo di tregua. Mamma mia, addosso! Colpo di testa tutte addosso! È impungible! Non ci credo! Mamma mia, gliel'abbiamo deviata, ragazzi! Non lo fanno girare, Marco! Non è possibile! Sì, buonanotte, buonanotte, buonanotte! Sì! Sì! Mamma mia! Bomba! Non entrava! Non entrava! Vai, vada l'altro! Sì, ma dovete tornare, eh! Ma quando fischi? Ma quando c***o fischi? No! Ma questo lo fa apposta. Questo lo fa apposta. Lo fa apposta non andare a giocare con l'Inter. Mamma mia! Non è finita! È finita! Sì!